Buonasera. Buonasera a tutte e tutti. Mi hanno invitato qui questa sera perché insieme ad un team di persone molto, molto visionarie abbiamo deciso di portare il mare a Milano. Direte voi che questo è impossibile, ma davvero non avete mai visto la spiaggia di Porta Venezia? La baia di Gaia Aulenti? La famosissima scogliera del Duomo? Io le vedo. Ed è questo il mio talento. Sì, pare che se sono qua, almeno un talento, io me lo devo riconoscere. E credo che fin da bambino il mio talento speciale sia quello di sognare ad occhi aperti e di riuscire a coinvolgere gli altri nei miei sogni. Ma all'inizio io non ero così consapevole di questo lato di me. Certo, io sentivo delle cose, vedevo delle cose bellissime, ma allo stesso tempo ero anche disorientato. E quando sei disorientato spesso cominci ad errare. E io ho cominciato ad errare. Ero uno di quei tipi a cui piace cambiare spesso. Ho portato con me un po' di foto. A 6 anni ero un tennista prodigio. A 8 anni suonavo il pianoforte. A 10 anni, naturalmente, ero un calciatore provetto. A 14 anni ero vice campione di canottaggio, al photo finish. A 18 anni ero matricola alla Bocconi. A 22 anni ero matricola al DAMS. A 23 anni ero matricola all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. A 26 anni, finalmente, ero un giovane attore. A 30 anni ero ancora un giovane attore. A 32 anni ero un giovane danzatore. Ora voi capirete che chi mi era vicino, gli amici, i parenti, i genitori, mi dicevano che ero incostante, discontinuo, che non portavo a termine quello che avevo cominciato. Io pensavo: no, no, che non sono discontinuo, io non sto interrompendo nulla, io sto solo cambiando. Io stavo errando. Fin da bambino credevo che bastasse credere che tutto è possibile per rendere possibili cose impossibili per gli altri, per convincere gli altri che i sogni possono diventare realtà. E ancora oggi credo che il solo credere che tutto è possibile equivalga a sognare, e sognare equivalga ad errare. Il Superman nella foto ero davvero io, eh? D'altra parte, non sono più un bambino. E se continuo a credere che tutto è possibile, se continuo a credere che i sogni possono cambiare il mondo, o sono diventato pazzo, e c'è qualcuno che lo crede, o sono diventato un imprenditore sociale. Imprenditore sociale è un modo adulto per dire sognatore ad occhi aperti, organizzato. Sì, la mia è la storia di un sognatore errante che è diventato un imprenditore sociale. Anzi, meglio, essere imprenditore sociale è il modo in cui il mondo mi ha dato un posto nella società proprio in quanto sognatore errante. Il mio sogno da imprenditore sociale si chiama Mare Culturale Urbano. Quello che vorrei trasmettervi questa sera, raccontandovi della nostra impresa di portare il mare a Milano, è che non c'è conoscenza senza errare e senza errore. Che senza errare non si costruisce il cambiamento. E mare è la prova che quelli che per altri, alcuni erano i miei errori, in realtà erano solo il mio errare. Solo il mio errare mi ha portato a conoscenza di quale fosse il mio sogno. Solo il mio errare mi ha portato a incrociare tutte le mie vite e trasformare questo incrocio nel mio sogno. Ma la cosa più importante che io ho imparato errando è che da soli si cambia, certo, ma non si cambia il mondo. Ma io ero il mondo che volevo cambiare, altrimenti che sognatore ero? E allora ho dovuto imparare a sognare insieme ad altre persone. Ho dovuto imparare a sognare un sogno più grande.
Video è la visione che stiamo facendo diventare realtà. Realizzare questa visione è la vita che sognavo da bambino, quando ancora non conoscevo quale fosse il mio sogno. Ora lo so, il mio sogno è costruire luoghi fisici, luoghi della mente e luoghi dell'anima, luoghi in cui le persone possano stare insieme in nome della bellezza e non in nome del consumo. Il mio sogno è che la parola centro possa evocare la parola culturale e non la parola commerciale. Il nostro sogno è quello che le persone possano incontrarsi per davvero, che chi fa teatro, danza, musica possa farlo insieme ai cittadini e per i cittadini. Il mio sogno, il nostro sogno, è che chi pensa che la parmigiana di melanzane sia buona possa stare e possa incontrare chi pensa che la Traviata sia bella. Sì, parmigiana di melanzana e Traviata sono due concetti che insieme sono un'ottima base per costruire un sogno. Il nostro sogno è quello che le persone, incontrandosi, possano conoscersi e conoscere. Persone di ogni età, di ogni provenienza sociale, di ogni provenienza culturale, unite dalla bellezza. La bellezza che è una pratica di costruzione, di condivisione e di inclusione. E quindi noi abbiamo cominciato ad immaginare, progettare e costruire questi luoghi. Centro culturale urbano contemporaneo deve essere un punto di riferimento per chi lo attraversa,
uno spazio vivo che accompagni la crescita di una comunità di riferimento, uno spazio inclusivo e trasversale, uno spazio dove il diverso è ricchezza e l'incontro tra diversi diventa un tesoro. È così che il mio sogno, poco a poco, si fa sempre più tangibile. Il cambiamento non più una cosa che mi accade per caso, ma un obiettivo consapevole da raggiungere. Sono diventato un imprenditore sociale, culturale, contemporaneo. Contemporaneo, definire contemporaneo questo è difficile. Beh, ci provo. Non sociale non è contemporaneo. Non è contemporaneo accumulare e aumentare il proprio privilegio a discapito degli altri. Non è contemporaneo investire senza sognare. Non è contemporaneo costruire la sostenibilità di un progetto senza errare. E soprattutto non è contemporaneo sognare da soli. Almeno questo è il mio sogno di contemporaneo. Io credo che bisogna cercare di essere radicali e ossessivi nel perseguire la direzione del proprio sogno, anche se è una direzione ostinata e contraria a quella usuale, anche se gli altri ti stanno dicendo stai errando, è proprio là che tu devi rispondere, io sto proprio errando. Solo dall'errare e dall'errore si trae la forza per spostare il mare, si trae la forza per rialzarsi quando si cade, si trae la forza di costruire. Questo è il team di Mare Culturale Urbano. Noi stiamo imparando che ci vuole molta forza per costruire il cambiamento e che se non si cambia, il sogno si spegne. E che se non si ha cura del proprio sogno e del sogno degli altri e della propria vita e della vita degli altri, il sogno si spegne. E se il sogno si spegne, non si erra più, ma ci si ferma al proprio piccolo interesse e al proprio piccolo benessere. Errando insieme invece tutto cambia. Non più la propria felicità, il proprio benessere e poi il vuoto, ma un orizzonte condiviso di un sogno comune. Noi a mare diciamo costruire l'improvviso. Ci stiamo accorgendo di come tutto si sgretola attorno a noi. I poveri sono sempre di più e sono sempre più poveri, i ricchi sono sempre gli stessi e sono sempre più ricchi. Io credo che bisogna cercare ossessivamente le soluzioni per una crescita comune. Io credo che bisogna cercare ossessivamente di creare le condizioni per cui a stare bene sia in tanti. Il nostro sogno è quello di costruire questa resistenza attraverso l'arte e la cultura, attraverso il teatro, la danza, la musica, che così non sono più vissute come un oggetto di consumo, ma come parte integrante della vita. L'arte è la vita. L'arte è innesco vitale per la trasformazione delle persone. L'arte che parte dalla vita, che parte dai problemi della società contemporanea. Si interroga e si discute. L'arte che parte dallo specifico per creare linguaggi universali, per fare poesia e produrre bellezza. Noi per fortuna siamo sempre influenzabili dalla bellezza che ci circonda, quindi dobbiamo essere con tutto noi stessi costruttori di bellezza, con tutto noi stessi portatori sani di bellezza per contagiare il mondo. Portare mare in una città come Milano significa prima di tutto portare una nuova filosofia, una nuova proposta di vita sociale e culturale. Questa filosofia si fonda sul sogno, si fonda sull'errare e si fonda sul fatto che errando insieme tutto può cambiare. Guardate, queste sono le immagini che i cittadini milanesi ci hanno mandato in risposta alla nostra sfida di sognare il mare a Milano. Ci hanno risposto in tanti con le loro visioni, tutti erranti e con il mare negli occhi e nel cuore.
Grazie.